Eccoci, terzo consiglio di un ex assistente universitario per prendere 30 gli esami di diritto. Per prendere 30 c'è bisogno di una preparazione da 18. Questo consiglio affronta il problema dell'86% degli studenti di giurisprudenza. Questi sono convinti che per prendere 30 non debba conoscere tutto il diritto, compreso i punti interrogativi, i due punti, punto e virgola, punto esclamativo. Abundantis abundando, come direbbe Totò. Quando i ragazzi venivano al ricevimento e li interrogavo, mi rendevo conto che erano molto concentrati su tutte le particolarità che c'erano nel libro e non su quelli che erano i concetti generali. La conseguenza di questa cosa qual è? Gli studenti passano mesi e mesi a studiare e poi alla fine non si ricordano nulla. La preparazione degli esami di diritto non è come la preparazione agli altri esami, è un escalation, va per gradi, cioè si deve partire da una base, un minimum che devi sapere e che poi vai ad arricchire piano piano. Questo concetto l'ho chiamato sussunzione al contrario, cioè mentre l'obiettivo per esempio dei filosofi era quello di andare dal particolare al generale, quindi partire dal particolare e arrivare al generale, per gli esami di diritto è esattamente il contrario. Parti dal concetto generale che ti viene dato dal codice, dagli appunti, dalle dispense, dal libro e poi arrivi al particolare. Alla fine è come se dovessimo fare un ragionamento, dovessimo spiegare qualcosa a qualcuno. La prima cosa che fai è partire dal generale, da un concetto generale che lui possa afferrare. E lo stesso devi fare con il tuo cervello. Devi partire da una cosa base che il tuo cervello possa apprendere e memorizzare e poi, una volta che gliel'hai fatta capire, devi andare al particolare. Piano piano arrivi ai particolari che vai ad inserire all'interno di questo scheletro che hai creato. Qui dobbiamo fare una premessa al ragionamento che seguirà. Nel metodo mito che insegno all'interno del videocorso Fenomeno del Diritto, questa fase la chiamo mappatura. E che cosa devi fare in questa mappatura? Te la faccio breve. Per ogni argomento devi fare queste tre cose. Cioè, nozione, devi andare a definire quel concetto. Una nozione che sia quanto più semplice e lineare possibile. L'inquadramento, cioè in quale parte del codice si trova, quali sono le disposizioni che la regolano, e la ratio, perché il legislatore l'ha prevista. Punto e basta, soltanto questo, ti devi limitare a fare questo. Poi, dopo andiamo ad approfondire, questa è la tua base dello schema che devi realizzare. C'era un mio compagno di corso che si chiamava Massimo e faceva proprio questo, diceva io faccio il minimo essenziale che mi serve per superare l'esame, ma poi fate i fenomeni, se riesco ad aggiungere quella cosa in più, beh, se no, arrivederci, grazie, mi prendo il 18. Ora, fermo restando che il tuo obiettivo è il 30 e non è il 18, ma per arrivare al 30 è necessario che tu parti dalla preparazione che si faceva a Massimo, cioè la preparazione per il 18, poi la arricchisci, perché il diritto è fatto così, non puoi entrare a gamba tesa, non ti puoi buttare subito e pretendere di prendere tutto, no, lo devi prendere a piccole cose. È come una bella donna che la devi corteggiare piano piano. Quindi il consiglio è, per prendere 30 è necessaria una preparazione da 18 come base. Ci vediamo al prossimo consiglio. Ciao!